Siamo giunti così al sesto brano dell'opera 38 di Dupré. È la visione della Chiesa celeste trionfante in cui tutti i chiamati si ritroveranno alla conclusione del tempo. L'autore è sconosciuto, ma i manoscritti della forma più antica di questo inno suggeriscono che fu composto non più tardi dell'VIII secolo. Dal X secolo in poi fu usato come inno per la dedicazione delle chiese. L'inno considera la chiesa edificata sulla terra con le sue membra umane come un simbolo del cielo. E sebbene si intrecciano molti riferimenti dell'Antico e del Nuovo Testamento per presentare la chiesa come la sposa di Cristo. Canta la Gerusalemme del cielo in cui entrano i santi, pietre vive scolpite qui in terra dalle persecuzioni sofferte per Cristo. Questo il testo del primo verso. Gerusalemme, città celeste, visione beata di pace, che edificata con pietre vive, ti sei elevata fino alle stelle. E con rito sponsale ti sei circondata di migliaia di angeli. L'elaborazione di Dupré è ricca, specialmente dal punto di vista della scrittura polifonica. Le imitazioni sono condotte abilmente ad intervallo di quinta. La mano destra conduce due voci imitanti il canto gregoriano, con registro tromba 8. Sinistra e pedale intessono un contrappunto imitato caratterizzato da una figura acefala discendente. A dire il vero, non penso che il compositore si serva di tutto ciò come in epoca barocca, cioè delle cosiddette figure retoriche, per rendere anche visivamente certi significati. Si tratta solo di un approccio più che altro culturale di assimilazione di tecnica compositiva.